Siamo mossi già benissimo perché abbiamo adesione in più comuni e quindi noi il 15 abbiamo fatto una presentazione ufficiale con il consigliere regionale civico Marco Mastacchi a Bologna, perché anche lì abbiamo un appuntamento amministrativo molto importante, per cui partire da Bologna e arrivare a Rimini vuol dire solo questo, che l'impostazione è quella giusta, l'adesione di Davide Frisoni ovviamente ci riempie il cuore di gioia e di orgoglio, perché abbiamo all'interno del gruppo una persona che ha già amministrato per 4 anni e che porterà sicuramente un'impostazione, una preparazione importante non solo per Rimini ma per tutti gli altri comuni. Allora, col centrodestra noi il dialogo l'abbiamo ufficializzato nel momento in cui siamo diventati la lista civica del presidente, del candidato alla presidenza Lucia Borgonzoni, e come dicevo prima la mia presenza sul palco di Ravenna alla chiusura della campagna elettorale di Lucia Borgonzoni insieme ad autorevoli leader quali appunto Salvini, la Meloni, Berlusconi, vogliono dire che la nostra visione comunque ha un'impostazione che è di centrodestra rispetto al centrosinistra. Il fatto che Davide entri qui a livello locale nella nostra rete, consapevole che noi abbiamo lavorato, abbiamo prodotto già un grandissimo risultato a livello regionale in termini proprio di consiglieri, è chiaro che la direzione è quella. Credo che il centrodestra abbia già dimostrato e stia dimostrando la compattezza a livello nazionale e la capacità di dialogare con i civici che hanno pragmatismo, hanno visione, hanno preparazione, possono essere da supporto e non sicuramente da stampella. L'ultima battuta su Mario Rebetta, che con la sua rinascita civica oggi ha ufficializzato invece la sua candidatura a sindaco. La parola civica c'è in tutte e due le realtà. Allora, diciamo che io ho la sua... Allora, Mario è un carissimo amico, lo conosco, ha sostenuto anche la mia candidatura alla provincia e quindi abbiamo fatto anche un gran lavoro. Ho sempre detto a Mario senza presunzione, ma sulla base della mia esperienza, che in politica non bisogna arrivare primi, è importante arrivare con una squadra bella forte. Quindi io nella sua posizione non avrei mai fatto un'affermazione di quel tipo, anche perché poi lui ha detto vado con i repubblicani, con i socialisti. Quindi il termine civico va un po' misurato rispetto a quello che si dice, però credo che appunto al di là dei proclami bisogna creare e costruire. Un buon sindaco, parto da qui, un buon sindaco è bravo e riesce a reggere comunque le difficoltà che ci sono solo se ha una bella squadra, quindi è inutile dire oggi chi è il candidato sindaco, prima si forma la squadra, si lavora sui progetti, sui contenuti, si fanno le varie interlocuzioni con i partiti che sosterranno appunto la squadra e poi si esprime il miglior candidato. Questa è l'impostazione giusta e quella che ci piace di più.